Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Hai l'ansia da prestazione? Cantare in libertà. Ogni persona ha il proprio carattere, quindi se sei magari un po' timido, introverso, però vuoi riuscire a cantare in pubblico, devi necessariamente fare dei piccoli passi per poter ottenere questo risultato. All'inizio il mio consiglio è prova a farti ascoltare magari da un amico, qualche insegnante, per farti, insomma, dare un minimo un consiglio, per darti sicurezza, per capire se canti magari decentemente oppure hai bisogno di fare un percorso. In questo modo puoi ottenere più sicurezza e più autostima di te stesso. Poi magari inizia a far ascoltare una canzone che magari hai imparato ad un amico, a un'amica, di cui ti fidi e che magari con cui riesci a cantare un po', non ti vergogni troppo. Piano piano così vedrai che riuscirai a sbloccarti un po'. Ovviamente devi fare piccoli passi per volta, se il tuo intento è quello però di riuscirci, altrimenti canti sotto la doccia, a casa tua. Stai bene lo stesso, ma se vuoi riuscire a cantare avanti agli altri, devi cominciare a cantare avanti agli altri. Poi magari vai a una serata, che ne so, di karaoke e anziché cantare direttamente da sola o da solo con il microfono, canta insieme agli altri. Fate un gruppo di persone, si canta insieme, in questo modo la tua voce un po' si camuffa nelle altre, però è un modo per iniziare a cantare. Quando vedrai che poi piano piano cantare in realtà è una cosa così bella, fa bene, anzi, nessuno sta lì a giudicare. Oh, quella canta male, vedi come, che voce brutta, non lo so, i nostri pensieri, che il nostro nemico principale siamo noi, questo lo dobbiamo sapere. Quando iniziamo a capire che la gente canta perché si diverte e non perché debba dimostrare chissà che cosa, allora vedrai che riuscirai anche tu a superare questo ostacolo. Ma il primo step è quello di iniziare a cantare davanti a qualcuno. E magari una volta che ci riuscirai a cantare finalmente da sola un brano davanti agli amici o in un locale, eccetera, vedrai che la sensazione è proprio bellissima, si prova una soddisfazione immensa e magari dirai: ma perché non l'ho fatto prima? Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.